Buongiorno fanciulle, buongiorno fanciulli, come state? Allora, nel messaggio di oggi andiamo ad analizzare che cos'è che blocca questa persona e cercheremo di capire anche se riuscirà a superare questo momento e questa difficoltà. Ovviamente noi prima ancora di girare le carte non abbiamo inquadrato bene il mood del messaggio, se si parlerà più di questioni pratiche o di questioni sentimentali. Cercate di calare un po' la vostra situazione se le prime carte vi risuonano all'interno della stesura, cercando di vedere, di confrontare se quello che percepite viene confermato o smentito. Quindi non calate la stesura nella situazione, ma cercate di confrontare la situazione con la stesura. Sembra la stessa cosa, ma così non è, perché voi dovete dare peso soprattutto alla situazione reale, innanzitutto perché quello che percepite interiormente sicuramente corrisponde alla risposta più adeguata per il vostro caso. A cosa servono questi video? Spesso ci danno degli spunti di riflessione anche illuminanti, però la maggior parte delle volte sono uno specchio che ci permette di vedere la realtà in maniera speculare e di dire sì, effettivamente è così, no, assolutamente, da Rocchi Viaggio Alchemico non sono d'accordo, le cose stanno così. Così è così, ma nel momento stesso in cui voi puntate il dito e dite non sono d'accordo, io sono felice, perché voi avete focalizzato la vostra risposta. Quindi la funzione di questi video poi alla fine giunge ad un risultato, quello che io auspico. Ecco perché poi un messaggio può andare bene per più persone, perché le situazioni di partenza sono differenti. Bene, io direi di iniziare. Qui sotto trovate gli estremi per contattarmi se volete un consulto personale con me. Lavoriamo sempre, anche l'estate, l'attesa è sempre di pochi giorni, cerchiamo di risolvere tutti gli inconvenienti e di far sì che si possa rimanere soddisfatti della nostra relazione, del nostro relazionarci. Allora, andiamo a vedere un pochettino questo blocco. Che cosa c'è all'orizzonte? Cosa vogliono dirci le carte? Questo fanciullo, questa fanciulla, ma che sta a combinare in questo momento della sua vita? Allora, voi lo sapete che tranne gli arcani maggiori che lasciamo a dritto o a rovescio, questi mazzetti li leggiamo al dritto. Allora, ragazze, o qui abbiamo incontrato una persona che non vedevamo da un po' di tempo e si è riaccesa in noi la vecchia fiamma, quasi quasi questo incontro lo abbiamo letto come un segno del destino, io ti avevo dimenticato o quasi me ne ero fatta una ragione e invece no, ecco che lì fedele, innamorata, sempre presente, con il cuore rivolto verso di te, non ho potuto fare altro che rendermi conto che la mia codina aveva iniziato a scodinzolare nel vederti e quindi mi sono resa conto che pensarti, vederti, incontrarti, condividere anche un pochettino del nostro tempo mi trasmette una gioia inestimabile ed infinita. Inoltre, ho capito anche che tutte le cose fatte nel corso della vita, i vari percorsi, no, dell'albero delle sefire, mi hanno condotto a te. E ho voluto leggere in questo incontro una sorta di corrispondenza dall'altra parte, data dal destino, anche tu sei stato condotto nella mia direzione. Lasciamoci alle spalle le cose che non hanno funzionato, probabilmente possiamo ricostruire qualcosa che questa volta si tiene in piedi. Io sono felice di averti nella mia vita, vorrei tanto vederti di nuovo. Magari adesso sono lì ferma in attesa di un tuo messaggio e mi domando, chissà, probabilmente questo incontro ha cambiato qualcosa anche nell'animo di questo uomo? Beh, fanciulle, sicuramente il movimento dell'avvicinarvi, allontanarvi c'è stato, nella misura in cui sembrerebbe quasi che la distanza tra di voi, più che mentale e animica, sia proprio fisica. Questo incontro è stato un incontro molto piacevole per tutte e due le parti e vi posso dire effettivamente che questa persona vi sta aspettando, o meglio, vi sta pensando con il desiderio di tornare a muoversi, allo stesso tempo, nel momento in cui non si può muovere, ha il desiderio di vedervi giù. Quindi vedetela un po' come un cuore che si distende e si contrae in questa alternanza di sistole e diastole, dove per poter battere e generare vita è necessario che si diano tutti e due i movimenti. Quindi, se voi avete effettivamente la possibilità, modo e maniera di raggiungerlo, e questo incontro iniziale è stato o un movimento suo o addirittura un incontro casuale, confermate la vostra volontà di esserci. Lui in questo momento è lì che osserva e si domanda come voi. Sarà stato un caso? Devo comprendere qualcosa? Spera, ma non agisce, perché effettivamente, soprattutto se l'incontro è stato casuale, non ha la certezza che dalla vostra parte, in questo momento, da parte vostra, ci sia il desiderio di reiterare.
un piccolo gesto di apertura, di dove comunque ripetiamo c'è una distanza, questo è un mare, un fiume, ci sono delle barche, quindi ci sono delle difficoltà tecniche, però difficoltà tecniche con il tempo possono essere superate, perché questa comunque è una persona che vuole costruire in generale nella vita, e questa posizione, no, questa colonna dietro la nostra torre, la potremmo assimilare e paragonare anche al fatto che alla fine afferra questo bastone, come per dire: io questa volta voglio concretizzare, cioè questa volta l'occasione non la voglio perdere. Ci sono state altre occasioni che ho perso, alcune alle spalle, alcune forse saranno all'orizzonte, ma io nell'oggi voglio creare qualcosa nel qui ed ora. Però non posso raggiungerti, non lo posso fare tutti i giorni. Il blocco di questa persona non è un blocco animico, non è un blocco sentimentale, non è neanche un blocco razionale, è proprio una distanza. Quindi io sono bloccato da un'altra parte, non posso venire da te tutti i giorni, devo attendere che passi del tempo. Forse è necessario instaurare un rapporto che ci permetta di avere, mi verrebbe da dire, delle scuse, però delle occasioni di incontro. Sì, qualcosa che possa mettere in movimento il mio piede verso di te anche per altre situazioni, per altri motivi, perché se noi andiamo a sommare più cose che convergono verso la stessa meta, la necessità di ognuna, allora ogni cosa separata ha una forza di movimento piccolina che da sola potrebbe non generare questo avvicinamento, non ce la fa, è proprio un'inerzia karmica che non ce la fa a muovere le cose, non del tutto. Ma se noi sommiamo tante piccole situazioni che il karma vuole che noi si realizzi in questo momento della nostra vita e vanno tutte nella stessa direzione, è come se noi mettiamo davanti un carro tanti cavalli differenti con gusti diversi, ma che vogliono andare tutti verso la stessa stalla, dico stalla perché parliamo di cavalli, no? In questo caso, quanto più velocemente e soprattutto la forza di quanto sarà maggiore rispetto ad affidarci ad un solo destriero. Quindi qui dovete trovare modo e maniera per avere più situazioni in essere che possano permettervi di vedervi di nuovo. Eccoci qua. Ad oggi ancora non siamo in questa condizione, i cavalli non sono sufficienti. La cosa è molto bella perché in realtà noi abbiamo nominato pochissimi elementi fino ad ora, ma si stanno già dando attraverso le conferme di queste pochissime carte. Questa è solo la terza e abbiamo appena parlato di un qualcosa che deve muovere un carro, e viene fuori la carta del carro con due sfingi che sono ferme lì e non si muovono più di tanto. Quindi la persona è pronta per raggiungervi, il blocco è solo esterno, è dato da contingenze, non da volontà. Se avessimo qualche sfinge in più, probabilmente tirerebbero di più, si muoverebbero. Allora la domanda è innanzitutto: c'è abbastanza volontà e sentimento nel cuore di ciascuno di voi per attirare, per visualizzazione e legge di attrazione, un contesto favorevole? Allora lui vuole, lui assolutamente vuole concretizzare e venire verso di voi. Ma questa è una di quelle persone che non lo può fare per questioni di lavoro che lo tengono distante. Non emerge per ora neanche una situazione sentimentale pregressa, tale per cui magari possiamo ipotizzare che ci sia una moglie, una famiglia o qualcosa che lo trattenga, lo possa trattenere nell'oggi lì dov'è. No, qui sono proprio questioni pratiche, perché vivo lì, perché magari i genitori sono lì, perché lavoro lì o perché mi hanno spostato per lavoro e devo stare lì. No, no, allora lui non ha grande margine d'azione, ma un grande desiderio sì, si sente profondamente sconfitto da quella che è, da quello che è il dato di fatto del momento, però vediamo e chiediamo conferma, sembra in attesa di un vostro movimento, come se stesse aspettando il vostro movimento verso di lui. Proviamo a vedere se è così la questione. Allora, con che stato d'animo in questo momento lui è lì e soprattutto se è in attesa di voi? Vediamo. Allora, lavoro, innanzitutto questioni pratiche, sia la casa che il lavoro. Evidentemente mi sono dovuto trasferire, evidentemente ho dovuto prendere un affitto lì, evidentemente la mia azienda, e sono una persona in vista, d'altronde ci siamo incontrati, ci siamo visti, prendiamo tutte le parole, tutti i piccoli particolari. Era una persona che stava su piazza, una persona che comunque stava muovendosi alla luce del sole, una persona che sta facendo in questo luogo qualcosa di del tutto legale, cioè non sono una persona che ti ha incontrata, ti vuole incontrare di nascosto perché il nostro è un incontro clandestino. No, no, se c'è stato l'incontro casuale è proprio per questo motivo. Tu all'epoca non avresti mai potuto avere consapevolezza o l'idea che io mi trovassi in quel punto a fare cosa? Vediamo. Ma lui è molto ottimista, anzi vi dirò, siamo in linea con la prima percezione.
quella del cioè, se ci siamo incontrati ci sarà un perché, e questo perché non è una casualità, e si sta risvegliando in me il desiderio di concretizzare e di attuare, di vivere e di portare a compimento qualcosa che nel passato probabilmente ho pensato, sperimentato, sentito, ma non abbiamo realmente vissuto. Qui non è detto che tra di voi nel passato ci sia stato il litigio, magari la storia semplicemente si è interrotta proprio per delle difficoltà tecniche, poi ognuno se n'è fatto una ragione, è rimasto lì dove normalmente vive ed opera, e semplicemente che io nell'oggi mi rendo conto che pur andando avanti, concretizzando degli obiettivi importanti, perché ve l'ho detto, uomo danaroso, un buon lavoro in vista, probabilmente una carriera in ascesa, eppure io rinuncerei a tutto mettendomi a nudo, io ammetterei che nell'oggi ciò che mi manca è reciprocità e amore. Quindi io vorrei tanto che tu effettivamente sentissi in questo momento quello che io sento e dall'altra parte voi vi state chiedendo chissà se lui sente quello che io sento. Sentite tutte e due, ma nessuno parla, fatevi sentire, quindi cercate di chiarirvi, dichiaratevi, non abbiate paura perché qui non c'è solo una tensione fisica e sessuale, qui c'è proprio una tensione e una attenzione sentimentale. Il suo cuore verso di voi, malinconico. Malinconico perché ha paura per l'appunto che non si possa dar via qualcosa di duraturo. Cioè, nel momento attuale le difficoltà concrete, cioè il dato di fatto, come la morte, è un evento inevitabile, un dato di fatto, lo sai, accade, cioè ci sono delle contingenze contro le quali si può fare poco, se non accettarle perché inevitabili. Vero anche che questa carta ci parla di una profonda trasformazione. Innanzitutto ci dà un'energia di solitudine con questo 9, di distruzione e ricostruzione con il 16 e di trasformazione e apertura di un passaggio con la morte, la carta della morte. Ma è una morte particolare, è come una morte che passando osserva la persona a terra, la guarda quasi a voler dire: ma non è finita qui, cioè io sono di passaggio, ma non sono venuta per te. Cioè non stare così, non avere paura, non è tutto finito, c'è ancora un po' di tempo, c'è margine, ma ricordati che il tempo non è infinito. Cioè, quello che questa carta sta suggerendo alla persona è di non aspettare ulteriore tempo. Ok, possono esserci le difficoltà tecniche, però quantomeno a livello, diciamo, profondo, confessa, dichiara il tuo amore, fa sì che ci sia una causa finale, una motivazione, una meta che spinga l'altra persona a raggiungerti. Cioè, lì dove non ti puoi muovere tu, non disperare del fatto che tu possa divenire la meta. Che poi qui abbiamo la metà l'uno dell'altro che unendosi ricrea di nuovo questo tutto che è la meta di questo percorso. Allora, vediamo se ci sarà la presa di consapevolezza del fatto che pur non potendo cambiare lui la sua vita, può, non dico chiedervi di cambiare la vostra, però mettervi nella condizione di poter scegliere se modificare qualcosina. Sta ragionando, sta riflettendo, sta elucubrando ed effettivamente la nostra fanciulla si può alzare, si può incamminare, voltare le spalle a qualcosa. Qui lui sta fermo, qui voi vi muovete nella stessa condizione in attesa, ma la persona che parte siete voi. Quindi io sto pensando al modo di comunicarti delle cose per metterti nella condizione non di agire in base alle mie richieste, perché richieste non ce ne saranno, ma solo una descrizione della situazione in essere e dei miei sentimenti. Razionalità e cuore, ma ti metto nella condizione di poter scegliere se effettivamente fare un passo o no. E ragazze, io vi vedo propense a muovervi, addirittura anche un movimento fine a se stesso, nella misura in cui piccoli incontri passionali, piacevoli, di buona energia, e poi magari tornare indietro, ritornare verso di lui. Magari non potete nell'oggi ancora rimanere proprio al suo fianco, però si può riaprire il canale di comunicazione. Vediamo meglio però. Perché a questo punto questa domanda la facciamo in un altro modo e cerchiamo di capire con l'oracolo del Danubio se è plausibile il fatto che tra di voi si apra questo movimento, questo viaggio, questo spostarsi, questo cercarsi. Comunque lui vi vuole, sì, oddio, non è una persona che si sta strappando i capelli, non è che questo messaggio ci dà delle persone talmente prese, però neanche ossessionate, quindi in realtà è un messaggio piuttosto equilibrato di una persona che incontrando l'altra si rende conto che effettivamente quest'ultima gli trasmette una gioia infinita, probabilmente aveva messo a tacere le sentimenti del passato, non ci saranno occasioni per sempre, bisogna cogliere anche il momento presente, nobilitarlo perché non si sa mai a quali frutti porterà.
però non lo si può solo pensare. Se non si può agire, quantomeno bisogna rendere rumorosi i pensieri, cioè trasformarli in parola, perché a volte il pensiero è già un problema, resta confinato, ok? L'azione non c'è, non sempre può esserci l'azione, ma quantomeno trasformare in messaggio, in fonema, in rumore, per l'appunto, questo pensiero. Perché può mettere in movimento l'altro lato della, potremmo dire, del filo, in questo caso, del fil rouge. Allora, eccoci qua. Io ho preso questo mazzo perché cercavo questa carta. Quindi, a meno che noi si abbiano i poteri, e l'abbiamo proprio estratta per chissà quale forma di magnetismo, ma per me è semplicemente la conferma della volontà da parte di questa fanciulla che si muoverà di muoversi. Questo è un viaggio, abbiamo un treno, potrebbe essere anche semplicemente un mezzo pubblico, quindi che cosa vuol dire? Probabilmente se non posso rimanere proprio al tuo fianco, il mio muovermi all'inizio sarà proprio un viaggiare. La comunicazione che riparte. Allora, non solo, posso dirvi una cosa? Ci sarà proprio la scelta di un atteggiamento apparentemente egoistico. Cioè, questa è una carta di narcisismo, non abbiamo fatto questa domanda, ma ne prendiamo comunque alcuni aspetti. Io al centro del mio mondo, io questa volta voglio essere felice, questa volta voglio mettere le mani su quel qualcosa di valore a cui ho rinunciato nel passato. La carta del denaro era già uscita parlandoci di lui. Questo non vuol dire che voi siate o potrete essere persone egoiste, non è quello. Però è come se per una volta tanto, vi steste mettendo nella condizione di dire: ma io quasi quasi lascio tutto e tutti, metto una volta la mia persona al centro dei miei desideri, cerco di prendere ciò che di buono la vita mi sta donando, perché ogni volta dico di no, volto le spalle e poi alla fine resto con un nulla di fatto tra le mani. Io voglio parlare con questa persona, voglio rivedere questa persona, voglio chiarirmi con questa persona. Sai che cos'è? Io me la gioco. Allora, carta di falsità. Di cosa ci vuol parlare questa carta? Vediamo, perché la domanda non l'abbiamo fatta. Allora, lo sapete perché c'è questo desiderio di guardare in viso questa persona prima ancora di prendere una decisione nel sentimento? Perché non siete assolutamente convinte di quello che sta accadendo, per un semplice fatto: sta accadendo in maniera inaspettata, troppo veloce, e sembra proprio la realizzazione dei vostri desideri profondi, quasi si stesse dando un miracolo. Sì, sì, qui andrete proprio di persona, e quando lo raggiungerete, quindi non a distanza, non comunicando con un cellulare o con un mezzo comunque di comunicazione, proprio lì dove lui abita, dove lui sta, subito vedrete che quell'armonia della carta della riconciliazione e dell'allegrezza si darà immediatamente. Cioè, voi non volete parlare l'uccellino in gabbia, non volete rimanere uno al di qua, uno al di là di questa casa, intesa come luogo da lui abitato, dove lui si trova. Allora, se io devo prendere in considerazione questa tua proposta, devo credere davvero a quello che mi dici, prima che io possa aprire il cuore perché è veramente ciò che desidero in maniera profonda, prima che io inizi a credere a questa cosa, io non voglio farmi del male, non voglio soffrire, scoprendo poi magari che mi hai preso in giro, io ti voglio guardare negli occhi. Cioè, dopo averti guardato negli occhi e dopo aver portato a casa la conferma che effettivamente sei sincero, ma io mi sciolgo come proprio come neve al sole. Quindi anche da parte vostra adesso è un po' una situazione confusa, bella, come una sorta di stordimento, come una sorta di ebbrezza data dal vino. Non siete convinte che sia tutto vero, lo desiderate profondamente, lo sperate, ma vi sembra talmente bello da non poter essere vero. Quindi allora noi andiamo a chiedere, e non vi voglio assolutamente annoiare, ma a livello profondo profondo, in questo momento, momento in cui abbiamo capito che il blocco non è un vero e proprio blocco, ma un ostacolo, ed è un ostacolo pratico che si può superare convergendo l'uno verso l'altra, o l'una verso l'altro. Ecco, visto che è solo un impedimento esterno, non per sempre, ma a livello di anime, cosa c'è? Cosa abbiamo? Chi siete? Un fiorino. Beh, innanzitutto abbiamo dei frutti che stiamo raccogliendo di un lavoro che viene da lontano, che nell'oggi sta chiedendo alla vostra interiorità di manifestare i suoi desideri. La coscienza e la consapevolezza, guardarsi dentro e rendersi conto in realtà della propria natura e capire che magari per molto tempo abbiamo messo a tacere dei sentimenti per sopravvivere. Invece siamo degli esseri umani con le nostre forze, le nostre fragilità e debolezze.
E al di là dei nostri punti di forza, delle nostre debolezze, in questo caso lo andiamo ad ammettere, soli ci sentiamo incompleti. Io per stare veramente bene ho bisogno di te, a fianco a te mi sento serena, sereno, mi sento inquieta, mi sento calmo, è come se io avessi raggiunto, venendo verso di te e affiancandoti, una sorta di punto d'arrivo. Ecco, io qui mi posso radicare, non sento più la necessità di fuggire e cercare, sento che questa è casa, noi siamo casa. Il terreno, il seme nel terreno che darà poi l'albero con ulteriori frutti. Allora, cosa c'è? Abbiamo una situazione sospesa che potrebbe parlare anche di una dinamica karmica che viene da lontano. Abbiamo cercato di mantenere in equilibrio tante altre situazioni e questo ci ha sfiancate e sfiancati moltissimo. E ciò che ha condizionato molto le scelte del presente o del passato da poco trascorso è stata la mente. Questa scimmietta rispettosa che alla fine con le sue, no? Elucubrazioni ci farà proprio cadere e rinciampare. Qui abbiamo due cose che cadono, due elementi che cadono, un frutto che diventa seme e cadono delle illusioni. Però nello sbattere a terra sembrerebbe che questo terreno stia aspettando non le vostre illusioni, ma proprio voi che siete seme per un qualcosa che deve farsi rumore. Questi pensieri non possono rimanere confinati nella mente dove diventano pasto della scimmietta rispettosa che con quei pensieri ci può ricattare e condizionare. Devono farsi squillo di tromba che chiama a raccolta tutti. E li chiama all'attenti sul chi va là. Se riuscirete quindi ad esprimere i vostri sentimenti dall'altra parte, troverete proprio riscontro immediato. Se lui vi parla e vi dice cosa prova, vi confessa il sentimento che prova, voi correte da lui e viceversa. Ecco la carta delle anime gemelle, del vostro trovarvi, incontrarvi, fondervi, rispecchiarvi, riconoscervi. Siete qui. E questa è la carta più bella del mazzo. Bene, io vi ringrazio. Aspetto i vostri riscontri, vi mando un bacio e a questa sera.